Non c'era modo più originale di annunciare un bebè in arrivo per Kate Hudson. L'attrice di Come farsi lasciare in 10 giorni aspetta il suo terzo bambino ed è una femminuccia. Per dare l'annuncio, ha realizzato un video su Instagram dove, davanti a tanti invitati per il tipico announcement, ha fatto scoppiare dei palloncini che contenevano all'interno tanti palloncini rosa. Si è poi giustificata con i suoi follower per la lunga assenza dai social con un messaggio molto originale, in cui scrive che i boomerang, i super zoom e tutte le funzioni dei social network le hanno fatto venire la nausea. Sorpresa. Se vi siete chiesti perché sono stata assente per lungo tempo dai miei canali sociali e perché non sono mai stata più male di così. I boomerang mi hanno fatto venire la nausea, il super zoom mi portava a stare sempre con la testa in bagno, le foto di Instagram sul cibo mi hanno fatto sentire grassa ed esausta. Se mi aveste visto uscire e sorridere, fingevo fosse tutto fantastico. Ma stavo mentendo. Sono andata dall'altra parte di Instagram e ho scoperto altre gioie. Abbiamo cercato di mantenere questa gravidanza sotto controllo il più a lungo possibile, ma ora sono esplosa. Ed è dannatamente difficile da nascondere, è più estenuante che uscire allo scoperto. I miei figli, Danny, io e tutta la famiglia, siamo pazzi ed entusiasti. C'è una bambina in arrivo. La famiglia di Kate Hudson si allarga con il terzo figlio in arrivo, la prima femminuccia. Per lei è il primo figlio dal suo nuovo compagno, Danny Fuicava, ex chitarrista dei Chief. I due stanno insieme da poco più di un anno, ma si conoscono da più di 15. Prima di lui, c'è stato il matrimonio con Chris Robinson, cantante dei Black Crowes, durato 7 anni e dal quale sono nati due maschietti. Reader, 14 anni, e Bingham, 6 anni. Chi se ne frega?